oggi canterò per chi in questo mondo sta male. Bugie. Bugie. Ma quante bugie si dicono in una giornata? Come va, Matte? Bene. Ti vedo in forma. Buono caffè, eh? Ti fai sempre meglio, eh? Ma sì. Sì. Ti ho detto di sì. Pronto, amore? Sono in ufficio. Che? Lo sai, lui conosco il massaggiatore della Lazio. Lo sai che mi ha detto? Che è tutto già fatto, preparato. Tu dico io. Vabbè, no. Fabio, lascia che pago io. No, ci tengo. Ah, senti, speriamo una mezz'ora o un appuntamento. Quindi siamo d'accordo su tutto. Sempre un piacere. Allora vedi che massaggiatore della Lazio. Ho incontrato tua zia per strada ieri. Cioè, si è ripresa completamente. Cioè, l'ictus si è rimbalzato. Che non mi hai chiamato ieri? Ho provato a chiamarti. Che poi sono dovuto andare. Te l'avevo detto, no? Come no? Sì. Anche oggi mio padre è a casa di mia madre. A me che ti dispiace? Beh, un po' sì. Silvia ed io siamo da sempre figli separati. Se i miei dovessero tornare insieme, per noi costituirebbe un trauma. Cazzo di trauma, eh? Un trauma. Ardo, domenica non giochi. Voglio provare a Fratoni sulla destra. Ma come, mister? Io mi sento in gran forma. E a me che mi importa? Ma Fratoni non è capace! Io voglio dare una possibilità. Te invece, Matteo, lì davanti, soffri troppo la marcatura. Perciò avevo pensato da ritratta al centrocampo. E se, ma a me manca il fiato per stare al centrocampo. Infatti, da sta settimana ti alleni pure il sabato. Fate venarti 10 giri di campo e ve ne andate a casa.